Gentili amici di FC Internews, un saluto da Simone Tonio direttamente da Piano Gentile, dove si sta tenendo in questo momento l'allenamento della rifinitura con un Simone Inzaghi particolarmente carico. Si sentono infatti le sue urla all'esterno del centro sportivo nero-azzurro alla vigilia della sfida che può essere sicuramente determinante per il futuro dei nero-azzurri in Champions League contro il Salisburgo. Ci sono due certezze di formazione, quella dei rientri dal primo minuto di Denzel Dumfries sulla destra e di Bastoni come braccetto del trittico difensivo e quindi sul centro di sinistra, rispetto ovviamente all'11 titolare schierato in quel di Torino. Ma Inzaghi, commesso anche candidamente in conferenza stampa, ha ulteriori dubbi e riguardano chi giocherà in mezzo al campo tra Davide Frattesi e Nicolò Barella e anche Carlos Augusto sulla sinistra, che potrebbe scalzare Di Marco sulla fascia laterale. Per il resto la formazione dovrebbe essere quindi quella annunciata, con Sommer tra i pali, Pavard braccetto di destra, Acerbi al centro della difesa, Çalhanoğlu perno del centrocampo, Mkhitaryan instancabile, presente anche lui in conferenza stampa con il suo allenatore, che ha spiegato come non ci siano assolutamente problemi, l'importante è giocare anche qualora ce ne fosse la necessità come seconda punta, con l'Armeno che ha anche aggiunto come vorrà restare ad Appiano Gentile e all'Inter anche nei prossimi anni. Là davanti Lautaro Martinez e Thuram, nonostante Sanchez scalpide, possa quindi essere prezioso a partita in corso.